Scusatemi. Chiedo se posso muovermi umilmente. Io ragazzi, ogni volta che mi teletrasporto mi buggo dentro di loro. Non è cosa che dovrebbe succedere tecnicamente. Non ho capito, vabbè. Io ogni volta, allora, io ho capito quando avevo poca vita che quando usavo il teletrasporto mi teletrasportavo dentro di loro. Però va bene. Infatti a volte neanche mi teletrasportavo subito. Perché mi dà Stream Elements mi dà il benvenuto alla mia chat room? Non ho ben capito, ma ok. Come l'ha scoppiata la live? A me non risulta. Ah, non è neanche arrivato il messaggio, Earth. A me non è OBS, non dà nessun errore, nessun fotogramma. Grazie, OBS. Grazie. Non mi ha dato nessuna perdita di frame, non mi ha dato nessun rosso, nessun problema, niente. Non mi ha dato assolutamente nulla. Ma perché? Ma da quant'è che era andato che era esploso? Buonasera Stora! Come la va? Da quanto è che era esplosa la live? Ah, qualche secondo, ok. Non è che vi siete persi chissà che cosa, comunque. No, pensavo qualche minuto, pensavo. Ma tutto bene abbastanza anch'io, alla fine finalmente è uscito un po' il freschetto, dovrebbe essere arrivato anche lì freschetto, dovresti saperlo. Quindi tutto bene, tutto sommato tutto bene, volevo dire, ma va bene, il senso è sempre quello. Permesso, permesso, buongiorno, buongiorno, buonasera, buonsalve, disinfestazione tentacoli arrivata. Dietro. Non mi entra giusto? Scassato. Ora torniamo indietro. Visuale che a volte si gira a caso. Sì, grazie a Dio. Dai, fammi skippare le scene. Grazie. Poi di sopra. Io mi chiedo, come faccio a battere il gigantone che era stato strutturato
per essere battuto da Nero. Oh, un po' di danno dovrei averglielo fatto. Ert, tutto bene? Perché sono salito? Grazie. Grazie, Monoti Glitch. Mi ho visto che faccia un buco. Un buco inutile. Apo! Un altro? Ho detto qual... sentito, eh? Oh, che palle. Oh, sono tutte a terra. Che peccato. Stupidi uccelli del malaugurio. Oh. Pepepe, connesso nella chat. Ci siete, ragazzi? Successo di nuovo, vero ragazzi? Penso che sia Twitch, perché a me internet sta continuando ad andare tranquillamente. Penso che siano problemi di Twitch. Perché a me kilobyte al secondo sta andando una meraviglia. Non ho avuto cali, non sono io a essere crashato. Di farmi combo a caso. Sì, anch'io credo. Che simpatico Twitch. Veramente simpatico. Vabbè, simpatico no, può succedere. Io non dovrei essere, ripeto, i kilobyte, la connessione mi sta andando stabile. Non ho avuto cali o perdite o quant'altro. Può capitare. Dai. Scusa, non lo faccio più. Invece lo faccio ancora. Tiro un po' tutte le gemme. Ah, ecco. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio, buona mattina, buon tonno, buon quel che vuole l'oscia. Come la va? Mi lasci rompere in santa pace. Questo? Vai via. Vai via. Grazie. Yes, l'oscia. E questa è solamente una delle grafiche. Ti sei persa lo starting soon. Ti sei persa il talking. E il gioco grande.
Beh, lo Stinger semplicemente la transizione. Animazioni. Che spavento! Animazioni con After Effect. Non ho fatto cerchio. Anche se io l'ho detto di farlo. Ancora? Sei serio? Adesso me lo fa. Teach me sensei! Ripeto, sono semplicemente animazioni con After Effects. Sono immagini, tu gli dai il percorso da seguire, loro seguono il percorso. Ecco, ti ho fatto l'animazione. Sono un genio del male, lo so. Messo? Beh. Hai rotto! Vai via! Non ho tempo per te. Mi hai fatto sprecare la roba qua. Esatto. No, allora, io ve lo dico. After Effects ha il 98% delle cose che tu vuoi fare te le può mettere in pratica. Non sempre è intuitivo, non sempre è diretto, però ti permette di farlo. Una volta che impari le meccaniche, impari buona parte di cose, e quella buona parte di cose sono tante cose, è facile. Cioè, più che facile è... Perché? Vabbè, senti, Vaffanculo. Ti viene naturale. Come ho appena mandato a fanculo il gioco. Che mi camminano sullo schermo. E niente. Avanti. Giù per il tubo. Beh, in ogni caso, ti ho insegnato la base per fare una cosa e adesso si vede. Cioè, hai imparato come si fa quella cosa. Devi solamente capire bene come ottimizzare la pratica. Mettiamola così. Avevo il doppio S. Sì, da quello poi ho capito come funziona. E niente, sarà un delirio. Sarà sicuramente un delirio. Sto bello. Buco. Non ora. Sì, arrivo, ragazzi. Tranquilli, non dovete urlare. Arrivo, arrivo. Eravate così tanti pazienti?
sta. Cosa state facendo nel mentre, ragazzuoli? C'è ancora... No, a voi non le farà. Se le tiene tutte per lei le cose belle. Ah, no, corri. Corri! E niente, questo gioca a COD. Beh, prima voi lo sapete che voi avete la precedenza su tutto. Prima voi, virgola, lo sapete che voi avete la precedenza su tutto. Gioca a COD, oh, ma triste. Allora. Back. Back. Salve, salve, so che questo qui è il caravan dei miei nemici, ma fa niente, io lo userò lo stesso. E loro me lo lasceranno usare. R1, indietro, avanti, triangolo. Perché faccina triste? Che succede? Ok. Funziona, funziona. Qua c'è il cavaliere. Ah, non gli sono andato dietro stavolta. No, mi ha fatto il cerchio. Dai! Ok che sono rallentato, ma così mi sembra esagerato. Non posso muovermi? Vi, ti vedono. Ah, sono stordito. Non so chi è che stia spammando. Lascia. Oh mio Dio, è Godzilla! Stop.
Stai fermo. Come gliel'ho schivata? Come mi ha preso in faccia? E intanto non potevo muovermi. Oh, posso muovermi? Grazie. Sono morto. Stiamo veramente facendo anche apparello, eh. Bravo Pierma. No, ma io non ti ho mica detto di smettere, Roscia. Non ti ho detto di smettere, solo che non stavo capendo chi è che fosse e non stavo più seguendo chi fosse. Palle. Arrivato a... Scusa questo stronzo ci... No, ho perso il primo terzo di vita. L'ho perso come un mongolo. Letteralmente l'ho perso come un mongolo. Un terzo di vita iniziale. Perché ho continuato a prendermi. Se ne avete sbattuto di andare verso... questo è comodo. Almeno posso tornare a terra senza dover usare per forza la... Sgill! Sto per fare il menu principale. Ah, perché vi risposto... Avevo detto io che a te voi non li faceva. 3, 2, 1, come far diventare il coglione il boss? Andando a destra e a sinistra tutto il tempo. Ciao Gilgamesh! Posso saltarle ste cazzo di animazioni? Le ho già viste.
No, scendi, scendi, scendi. Letteralmente guarda. Scusami. Vabbè, era blu. Potevo andare sopra. Non mi ha fatto andare sopra. Cosa sta succedendo? Cosa? Grazie. No! Io sto cercando di buttarmi di sotto. Mi spieghi perché non mi permetti di buttarmi di sotto e devo per forza beccarmi gli aculei? Arrivederci. Grazie per aver viaggiato. Grazie per aver viaggiato con noi. E dare su. Grazie. Salve. Beh. Ok. Ora posso. Bravo, stupido. Colpisciti da solo. Picchiati da solo. Sì, ehi! Ehi! Sono io sotto! Però, eh. Vabbè. Mi fa andare su. Bra. No, ma non è tanto il fatto del sto boss è il più easy che ci sia. È il fatto che i boss con cui sto avendo problemi sono i boss che affrontavi con V. Perché sto avendo problemi? Perché a giocarli con il gameplay di V, qualunque boss tu ci metta è veramente una cazzata. Perché V devi semplicemente te lì, schiacci tutti i tasti a cazzo, ti arrivano un colpo addosso, fai la X e ti butta dalla parte opposta del mondo, quindi sei salvo. Invece con Vergil no. Perché fai più male, però sei molto più scoperto, diciamo. Mina, non posso prendere niente. Mentre con tutti i boss che fai con Dante barra Nero, sono effettivamente boss da melee. E non sto trovando problemi con questi. Cioè, il boss con cui ho avuto difficoltà sono Clipot, che appunto era quello di V, e il cavaliere. Chi è? Ah, fra tu? Mi hai schiacciato cerchio! Okay.
Scusi. Questa non ha fatto niente. Scusa. Quanto è bella sta... Quale? Quella... Vabbè. Questa? C'è qualcosa qua sotto, lo so. Aspetta, lo sapevo. Permesso, permesso, buongiorno, buongiorno, arrivederci, arrivederci. Salve. Che c'è? Salve. Ho un po' rotto tutto, ma non ho colpito. Adesso i nemici. Ah, di qua. Un altro? Arrivederci. Oh. Ce la fai a scendere dalle scale? Con lui si riesce a concatenare bene le combo, a parte che sono graficamente spettacolari. Fanno anche i culi in modo spettacolari. Scusate. Sì, permesso, buongiorno. Arrivederci, a mai più. Lo so. Puoi morire? Grazie. Sì, quello è vero. Però è cattivo! Ma è cattivo! Lo so Zenix, sto usando un tono stupido appositamente. Perché cazzo non darli qua? No, devo andare giù. Devo andare giù, vero? Sì. Facciamoci un caffè. Grazie. No, non lo voglio sentire perché sei cattivo. Faccio prima camminare. Sì, dai. Uccidetemi se ci riuscite. Salve. Non sei tu il mio target. No, ho sbagliato. No! Quell'altro. Ah, ancora vivo.
morire? Oh. Oh no, ma le cose con nero... No, è tutto gameplay, tipo vedere semplicemente le scarellate dalle zone quando le raggiungi, compagnia bella. Tecnicamente arriva, le cutscene sono nelle ultime due missioni. Che sono quelle che effettivamente vanno a cambiare di campagna di... Vergil. C'è niente? Non c'è niente. Salve. Grazie. Qualcosa? Salve. Ripeterò spesso, ma salve, permesso, arrivederci. E si combatte. Sì, vabbè. Sei ancora vivo? Ma... mi ha fatto l'animazione della schivata perfetta e mi ha colpito lo stesso. Com'è possibile? Stavo leggendo. Oh. Lei, dai a me. No, e invece. Tutto, tutto. E invece. Oh, oh, grazie. Qua ci sono le cose che sputacchiano. Sì. Vado prima a prendere quelli da sotto che mi stanno aspettando. Sono troppo lenti per raggiungermi. Ma è così tanto fretta di morire qui, no? No, non mi ha fatto l'attacco. Oh. Vieni qua, che lì non ti riesco a colpire bene. Salve.
Chi è che è rimasto? Ah, ok. Cioè, chi è che è rimasto? E ogni tanto mi riesco a farle quando mi parte il comando. Sì, vabbè. Quando mi parte il comando le faccio anche le schivate belle. 41.000. Solamente quello lì, però preferisco arrivare a 45 e prendere la barra perché ci aveva davanti, non lo colpiva. Io non ci credo. Devo darti lì, vero? Quindi di qua. Grazie, arrivederci. Ah, la luce del sol. Poi mi chiedo, poi dovrò fare anche la missione, quella di V, quella dove deve liberare i suoi tre elementi. Dovrò fare anche quella missione, dovrò fare. All'inizio ho combattuto contro Urizen. Non ha neanche molto senso il fatto che io abbia combattuto contro Urizen, tecnicamente parlando. Però è successo. Per quello me lo sto chiedendo. Ok. Sì, avevo combattuto contro me stesso da full demone, essenzialmente. Ora c'è il combattimento in movimento. Sul siparietto. Va bene, ho usato l'altra mossa, mi ha fatto quell'altra, va bene, ok. Perché mi cambia in automatico il target? È scemo? Vabbè. Venite. Ma per il cazzo. Sto vedendo dove... Ok. Com'è che mi hai preso? Scusami. Stai calmo! Che spavento!
Beh. E ci fai tu qui? Giusto la vista, mio caro. Ah, sono morti. A volte fare schifato, a volte no. Qual è il tuo problema? T'ho appena finito dire. Nuovo, eh? Ma io non capisco perché a volte mi faceva la schivata e a volte no, nonostante facessi sempre la stessa identica cosa. Ho guadagnato un totale 1.000.000 di gemme. Credo. Questo mi viene in mente. No, a volte non fa quello che si dice. Infatti con i due boss di prima, a volte... molte volte sbagliavo io, ma a volte era perché non mi partiva il comando. Però in ogni caso, appena prima o appena... Allora, io faccio partire un pochettino prima del dovuto, ma se lo faccio partire nel momento esatto, mi doveva far partire anzi la schivata perfetta. E invece no, mi faceva colpire. Ecco, fatto inizia. Devo sbloccare... Vabbè. Mai. Ha permesso, buon salve, buon salve. I di chiappa e niente. Salve Giantaglia. Allora, ok. Niente, rompiamo la mano. Che palle. Qua c'era anche una missione speciale, più vicino, ma fa niente. Hai visto? Avete visto? Forse è talmente fisicale che lo devi fare bene. Ma bene o non bene, hai visto quello che è successo? Prego, dimmi che non sono l'unico ad aver visto che ero uno spettro a mezz'aria e non potevo muovermi. Ah, ok. Pensavo di essere diventato boh, pirla, scemo. Cioè, vabbè che è vero. Però...
Vai per la tripla. Cioè, tripla se non la prenderò mai. Ma mai, mai, mai non la prenderò mai. Vabbè, salve. Mi pare che ci fosse andato vicino la volta che ci sono andato più vicino era con... forse con Dante. No! L'ho fatta con B. Sai che difficoltà. Sai che difficoltà fare la triple S con V. Con Dante ho fatto la doppia. Quasi tripla. Con i pugni. Dai. Niente. Intenzione di darmi il passaggio? Grazie. Parlano di esteteca. Preferivi il nero del quarto. Ma era un po' meno, cioè era più o meno cazzone uguale. Cioè no, a livello di estetica io lo preferisco così. Eh beh sì, è passato anche del tempo effettivamente. Non è passato un giorno dal 4 al 5. Non è proprio adulto, eh. Io voglio attaccare questo. I mortacci. È un pochettino più cresciuto, semplicemente. Non è adulto. Adulto è Dante. Cazzo se adulto è avanti con l'età. Cioè, avanti con l'età neanche. Però Dante e Vergil sì, sono adulti. E si vede e sono fighi. Oh, ho fatto questo però. Ancora che non prende il cerchio. Io Nero lo vedo proprio come... non un ragazzino. Non come un ragazzino di 16 anni, però lo vedo come un ragazzo di 22-24 anni, Nero, qua. Questa cazzone lo è. Infatti rimane sempre il mio preferito. Beh, Dante e Nero... cioè, Nero ha preso la cazzosità di Dante e non ha preso niente dal padre, se non il potere. Ha preso tutto dallo zio. Salve. È qui la festa? È scoppiato che... io stavo colpendo uno e è scoppiato anche l'altro. Va bene. È tutto? Per un DMM voglio sapere chi cazzo era... E se ti dicessi che la madre di Nero era Vergil? Oh, fuck. È così potente che non ha bisogno dell'altro sesso. Basta lui stesso. Triple S! Triple S! Eccola! L'abbiamo chiamata! Ma dai, vaffanculo, non è ancora finito!
Io non sto vedendo. Ok. Perry? Vabbè. Siamo quattro! Non fate quattro di fila, vabbè. Quando c'è tanto, quando ci sono nemici con tanta vita o tanti nemici, con lui è una cazzata. Una volta che impari i suoi pattern. Le sue mosse. Pattern. Volevo finirla con la triple S. Però vabbè. Intanto le ho prese. Ui! C'è da prendere? C'è da prendere. Salve. In serio? Dai che devo andare. No. T'ho colpito prima io e ti ho affettato prima io. Gemme, qualcosa? Strada. No, da dove sono arrivato? Oh, grazie. Sfilettiamo il filetto, qui c'è un bucherino. Salve, hai permesso? Ogni volta che vado qua dentro dovrei ripristinare un po' di punti ferita. Non ho visto che capitolo sono arrivato. Sono che schifo entrare qui. Ho 92.000, non ci faccio niente. No, invece sì, aspetta. Posso prendere finalmente quello che volevo prendere? Trigger art, sì. Appunto, completiamo al 100%. Posto. Le altre cose non le uso. Uso solamente queste qui ogni tanto. Sì. Allora, il nemico ci guarda nel muro. Ah, ok. R1 indietro e tieni premuto quadrato. Ok. Ricordami che è indietro, altrimenti avanti. Questa qua è l'altra, ok, ok. Questa qua è la pioggia. Ma è una cosa di Verghi, lo sbaglio, non perché non mi ricordo. Cosa? Qua di prezzi, scusami. Delle tecniche della Yamato o della Mirage Blade? E 45k. No, mi pare che costavano anche degli altri, ma non così tanto.
Ah. Perché li interrompe anche l'Ivy Rain. Pensavo che fosse solamente su questi qua piccolini. Dietro avanti quadrato. Beh, se anche su quelli medio grossi, sti gran cazzi. Mira, li tengo per poi. Ah, ma ci sei ancora, quindi Chris, tu ogni volta che sono io, ogni volta che sono su dei miei pezzi, tu osservi nelle ombre. Quatto, quatto, silenzioso, silenzioso, ogni tanto ti lasci scappare un consiglio. La provocazione, non le uso mai le provocazioni. Ehi. Vabbè. Peccato. Mi ha spaventato quello dietro e mi ha colpito quello davanti. Stavo combattendo. Ah, è che ho avuto un impegno. Sorry, sorry. E tranquillo, in caso, cioè, non è un problema. Salve, salvissimo. No, non l'ho schivato. Non volevo farlo su di lui, ma va bene. Ah, si sta parando. Oddio. Interrogazione ex oro puro. Sì, quelle di Nero e Dante sono qualcosa di sublime. Poi se è vero che sono un lurcone, vabbè. Ora funziona nel fight, vedi proprio che se i nemici si incazzano. Eh beh, sono fatte apposta. Tu devi perdere del tempo appunto per provocarli e loro vengono provocati. Dai che con il farm di sfere ti fai una provocazione ex ogni ora praticamente. Eh beh. Non mi ricordo quanto c'era scritto... Non da dietro di me, giusto? Perfetto. Quanto c'era scritto sul video. Combattimento? Niente combattimento. Sono un po' di sfere rosse a cazzo. Oh, sono tornato a combattermi. Ah no, non ancora. Ci speravo. Porca trottola. Ma te ne fai più di uno all'ora. Costano 300.000. 5 milioni ce ne fai. Te ne fai praticamente quasi 10 in un'ora. Non c'è niente. Ah, ok, dopo sopra servero. Ah, perché qui stavo già usando Dante.
Non ero con Nero qua adesso. Che dovevo. No, no, guarda che Cerbero arriva dopo Nero Angelo. Non è. Come con Dante qui? Non ho ancora sfidato Nero Angelo, eh. Cioè, Cerbero è dopo Angelo Nero, Nero Angelo. Quindi come cazzo è possibile? Io mi ricordo che dovevo fare ancora una volta con Nero il tentativo. Com'è che mi hai preso? Mi ero spostato da lì. Ah, ecco, vedi? Ecco, bene. Dovrebbe essere la 8 perché ho cominciato la run dal 4. Sì, 8. Datemi tutte le gemme. La ricordavo bene io. Mai sottovalutare la memoria di Reda, Berrin. Cavaliere Angelo, sì, vabbè. State buona. Grazie. Se è Deep Stinger, usalo contro il cristallo di Ruizen in Stet. Deep Stinger, oddio. Deep Stinger è della Yamato? Perché sto potenziando solo Yamato e Mirage. Miracle Blade dello Chef Tony. C'è il tentacolo. Ok, allora l'ho ancora fatta. Quella delle. Sì, quella che carichi tutti i proiettili, tutte le spadine e poi le lanci. Non ho ancora. È l'unica che mi manca ancora da prendere. Beh, intanto ci dovrebbe essere in ogni caso il. Stavo dicendo. E ora dovrei avere anche i punti per prenderlo. È già finita. Non quella? Ah, Mirage Edge, ma non la sto potenziando a Mirage Edge. Ciao. Va bene. Sì. Oh, ciò qua davanti, l'ho visto adesso. Avevo letto le Mirage Blade, l'avevo letto, non le Edge. Non ci sto neanche a prenderlo. Vabbè, andiamo così. Aspetta, no, andiamo così. Vabbè. Chris, io sto facendo la run solo con Yamato e spadine. Non le uso le altre. Mi perdo le cose, lo so che mi perdo animazioni e cose fighe. E soprattutto cose potenti. Però sono lore friendly. Quindi combatto solo con la. Dove cazzo devo andare? Solo con la Yamato. Dove cazzo devo andare? Vecchio stile. Ah già, via destra. Sono pirla e so di esserlo. Per averli imparati li ho per averli sbloccati li ho sbloccati. Infatti la Yamato ce l'ho al 100. Non è che. Oh, e che cazzo. Per attivare la mossa finale devo essere in Sindhvil Trigger o avere tutto carico. E questo qua l'ho imparata. No, anche usata nel boss di prima contro il cavaliere storto del tempo storto. E tutte le mosse le ho imparate. Me le ricordo anche come si utilizzano. Perché non si chiama così?
Ah, ok. Questi qua sai che non l'ho mai imparato a usare bene. Madre, mi vado a docciare che poi devo scendere, ci sentiamo più tardi, va bene? Io solo uno riesco ad usarne. Non so come si facciano a caricare, sinceramente. Com'è la... il tempismo? Com'è che devo... qual è che devo schiacciare? Ok, sì. No. Sbagliato tasto. Ma dalla seconda in poi non so come caricarle. No, a premere il tasto velocemente no, devo tenere premuto. Questo? Questo? Allora, adesso che capisco come funziona posso cominciare a provare. Questo. O tardi. Dai, io mi sconcentro sempre con il tempo perché vado, cerco di dare a mollare quando parte il primo colpo. Palle. Se il primo non lo fai perfetto, credo tu possa fare addirittura 4. Ora riesco a farne massimo 2. Palle. E ancora 2 al massimo riesco a fare io. Vabbè. Ho capito il funzionamento in ogni caso. Però non ho capito la strada. No, c'è di nuovo lo sbrilluccichio. Ogni volta devi aspettare lo sbrilluccichio. L'ho notato in questo tuo tentativo, l'ho notato. Non vedo neanche... Vabbè, ce l'ho fatta a farne 2 quando non volevo farlo perché era morto. Ogni volta bisogna aspettare quello sbrilluccichio. Di nuovo la manocchio. Eccomi qua.
Salve! Perché adesso devi fare questo? Che torna avanti e indietro? Io ho schiacciato R1 più cerchio per teletrasportarmi e interrompere quindi l'animazione. Ciao Vergi, sono Vergi. No, non volevo teletrasportarmi. Sono riuscito a farlo due volte adesso che volevo scappare. Vai, lanciami la bolla del tempo, è l'unica cosa che mi dà noia. Così non vale però, perché ciao Eldor, buongiorno, come la va? E comunque apprezzo il suo saluto molto veloce. E che cazzo sei? Ho saltato in tempo. Bene. Ciao. Devo stare lì. No. Ok. Oh. Sì, era lì che c'era. Adesso lo faccio. Ciao, Chi è? Ciao vento! Madonna, ho saltato troppo presto. Come la va vento? Io voglio fare una cosa bella. Io non posso ancora farla. Volevo finire con la mossa finale. Vedere se stesso che mi... ok, va bene. No, che palle ogni volta il tentacolone. Ai,
finito! Vabbè. L'ha fatto metà vita. Avevo 4 tacche, avevo. Però falla con la copia che ci penso. Sì, 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 in SDT, esatto. Ah, beh, dovevo morire. Va bene. E io stavo per distruggere il cristallo. Sì, ne fa 3 in contemporanea. Più altri 3 doppelganger. Esatto, non aspettano, usano solo quello. Miracle Blade. In avanti per sparare, sì. Vai. 100%? 100%. Perfetto. Mancano solamente le tecniche. Di qua. Gemma blu esaurito. Gemma viola. Devil Trigger. Avevi finito il game. È vero. È vero. Adesso sono Dante. Se non ricordo male, da adesso comincio a usare Dante. O usavo ancora V qua? No, qua è ancora V. Qui V, esatto. Vabbè. Esatto. Tanto spada non è, dato che uno spadone della madre. Ma sì. Oh, che palle. Dai. Ma scusami. Tu hai rotto il coglione. Ma ti dai una calmata. Ci credo. Non ci credo. Che odio. Io lo odio questo qui. Io questo qui è uno dei nemici che più odio di tutti. Avanti. Non capisco. Un po' di vita. Ok. Qualche botta me la son presa. Lo so. Più volte anche di affrontarne due alla volta. C'è nessuno. Grazie.
fatto? Ma prima di tutto questo. So già che mi romperei i coglioni con le poche cose al mondo, disgraziato. Poi questo. Mi vuoi dare sul piccione? Grazie. Che palle che prendono anche dietro di loro. Dite. Coglioni. Sbagliato. Perché non lo fa? Vabbè. Ho fatto il parry. Oh, qua ce la faceva la coppia. Prima non stava facendo niente. La prima volta che l'ho invocato non stava facendo niente. Adesso perlomeno vai via. Grazie, grazie, ciao, ciao, ciao. Ok, c'è solamente il bianchino per il David Trighino. Nella prima run di qua era chiuso. Nella storia normale di qua era chiuso. Non ho voglia di fare la sfida, però. Era chiuso, stronzo! Allora, stavo per cadere. Una gemma rossa, vabbè. Questo ci sono i nuovi tipi di nemici, quelli a quattro gambe e un braccio. Che li avvistava. Beh. Tacca, 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 tacca. Tacca, ho detto. Di sotto. Mio, 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 tutto mio. Perché stai attaccando il vuoto? Ma porca troia! Stavolta... Oh, stavo attaccando... Peggy, tutto bene!
Ti vedo un po' confuso. Targetta il nemico a terra e si trasporta in aria. Permesso, permesso. Intanto... beh, guarda qui quanto... quanto schifio c'è per terra, tutto mio. C'è qualcos'altro, esatto. Figurati. Piggate. No? Niente figate. Andiamo giù. Piggate. C'è nessun altro? Non c'è nessun altro. Vabbè. Okay. Quanto tempo ci metti però per farmi vedere dove devo andare? Non c'è bisogno di tutta l'animazione. Semina viola. Però prima spacchiamo tutto. Andiamo di qua. Oh. Grazie. Quanto punti a prudermi il naso? Quella di qua non posso andare? Grazie. Salve, Salvino. Non a lui, non voglio liberarlo. Porca troia. Vero? Permesso! Esatto, sono riuscito a farlo fuori senza problemos. Jetus. Cosus.
Non c'è nullus. Ah. Un blob bianco. Ecco cosa mi stava nascondendo la CIA. L'esistenza di blob bianchi. Permesso, oh no, le forbici. Dicevo quasi sono le forbici. Sì, va bene. Scendere! Dove sbuchi, scusami? Ah, c'è un altro che là dietro. Leggo un attimino dopo, eh. Dov'è? Sì, perché il loro da partito deriva dal fatto che se sono liberi mentre ci sono altri in cui ci guardate, bene. Sì, può essere sia un aiuto ma anche un fastidio, perché comunque loro fanno danno a tutti, anche ai propri, anche i loro alleati fanno danno, quindi può essere utile ma allo stesso tempo può anche essere una rottura di coglioni. Permesso? È permesso? Vabbè. Ora c'è l'ancella. Mi pare. Io cosa sto guardando? Facciamo l'ultima gemma viola. Così gli oggetti qua li abbiamo pornuti. E io c'ho Air Devil Triggero. Sì, sì, lo dai, eh. Ah no, eccoli qua, i cosi strani. Palle! Mi molli? Thank you.
Oh, ti truggerò tutto. I truggeri. No. Ho trovato spada. Che era conficcata sopra la mia testa. E ora divento Danto. Ora divento mio fratello, ma continuo a usare il fratello sbagliato. Quindi... non so, ma sto telefono... ma perché usi il telefono? Ma usa il picco? Troppo poco. Ma usa il picchi? Why you use telephone? No, eh. Ok. Tac, 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 tac. Ah! Guarda te, sto qua, se ne sta comodo sul divano. Aiutate con i capelli all'indietro. Più o meno. Dai. Vabbè. Niente. Vieni giù. Vieni giù. No. Vieni giù. Vieni. Sono gemelli. Beh, sono gemelli ma hanno il volto molto diverso, eh. Quello di Dante è molto più scolpito, molto più... non saprei che altro termine dire. Quello di Vergil invece è molto più, tra virgolette, liscio, più fluido, più... non saprei neanche di come spiegare. Cioè, più che altro non so che termini usare. Salve, Salvino! No, sbagliato tasto. Oh. Giù, stronzo. Ah! Sei scemo? Tripla S! In questo gioco hanno cambiato i modelli facciali, perciò non so perché, ma va bene, il 3 era lo stesso modello. Perché delle... sarà perché sono passati comunque anni. E anche perché la differenza dal 2 al 3 è veramente infima. Di passaggio, e nel 3 sì, si vede che sono gemelli praticamente. Però appunto dovrebbero essere passati un bel po' di anni dal 3 al 5. E quindi anche la crescita magari. Sì, perché hanno avuto loro nel 3 quando combattono sotto la pioggia sono uguali. Io comunque capisco, questi modelli sono molto belli. Allora, graficamente parlando non si può dire nulla. Non gli si può dar contro dei Mimicry 5 perché è un lavoro fatto proprio con i controcoglioni. Mi faccio male? Mi faccio male, ok. Rotto, eh. E sto dicendo, appunto, graficamente parlando, si nota, a parte che sono passati non due anni, ma troppi anni dal 4 al 5 per l'appunto, quindi se non facevano miglioramenti in questo lasso di tempo, non li facevano mai. Però, ok, si vede. E io
apprezzo veramente a pieno la grafica che è andata a Devil May Cry 5, perché ti fa veramente godere tutto. Le animazioni, i modelli, tutto ti fa godere. Io non ero in questa stanza, ma va bene così. Con il contropalloni, 6 anni circa, penso, quindi sì, si vede molto, esatto. Scusa, la PS6? Mi sono perso qualcosa? Ho caduto! Ah, ok. Attacca parata! Ma porca trottola! Dai, che palle, ma venite giù un pochettino. Dai! Dai! Cazzo animazioni! Porca troia! Oh, mi fai girare la visuale. Grazie. La cucina del garage. Grazie. È per Messico. Grazie. Ti è più riuscito il triplo Z? No. No, ho più provato. Io sono riuscito a fare al massimo il doppio poi, neanche il triplo. Ah no, no, una due volte mi era venuto fuori quando sto facendo i tentativi prima, è vero. Solo il doppio è venuto fuori. E anche quello. Vuoi stare cazzo fermo? Mi servono i tuoi punti, i tuoi soldi. Gemme. Avanti. S. Dai.
Dai, fammi andare alla porta che si chiude! Qui abbiamo fretta! Oh. Ma tu conosci l'origine del PG di Dante? Sinceramente, no. Conosco la storia e tutto, ma l'origine effettivo, se non ricordo male, doveva essere il personaggio di un altro gioco, se non ricordo male. Guardate qua a sinistra. Sotto. Sottolineo se non ricordo male, non vorrei dire una cazzata. Perfetto. Messo. Messo. Chi è? Chi sei tu? Villano che attacca le spalle! Morti? Dalle zone non te li chiedi un attimo! Il premio è stato quella giamba rossa, ok. Esatto, specie nel 3 con la Torre Piena dei 7 peccati capitali. Voglio uno spoiler dell'anime 7 dell'Inzines. Ok, quindi posso tornare indietro, permesso. Arrivederci e a mai più. Un prude Ernas. Posso andare? Grazie. Se non servono, perché le metti le queste finte cinematiche? Pazzo! Dov'è il rotolino? Ok, qua. Che se sei partito? Ah, il rotolino! Ah, no! Sì! Vabbè, non potevo spostarmi, ero nell'angolino. Sei stronzo. Ma sei stronzo pure tu allora. Che palle. Che... Le rotolini perugina quando sono in più di uno che continua a trivellare e non si muovono, stanno sul posto a guardarsi negli occhi. Tanto di là c'è Nero, evidentemente, che sta ancora rompendo cose. Nero e V che stanno rompendo cose, anche se non ci sono Nero e V.
Però le esplosioni sono... Le esplosioni continuano a rimanere, va bene. Salve. Dai che c'era qua. Un altro? Perché l'ho chiesto? Pioggia di sordi! Corri! Non avevo neanche notato che c'era la stanza. Probabilmente non l'avevo notato neanche nella prima run. O forse l'avevo notato, ma non l'ho fatto in tempo. Ti provi la seconda. Quanto... Vuoi farmi salire ancora? Potevo uscire dall'entrata, potevo uscire. Però qui c'è un po' di roba che non fa mai male. C'ero pure entrato sicuro. Io non mi ricordo sta stanzina qua, perché mi ricordo che una l'avevo persa. Può essere che ero entrato di qua invece, eh. Può essere che fosse entrato da quel lato di lì. Ricordo la salita. Ah, ciao Lingard! No, no, Lingard, da questa stanza qua io mi ricordo che non l'avevo... non ero entrato. Probabilmente era un'altra stanza simile. Perché non mi dai la larva? Perché non è quella della larva? Come va Lingard? Cioè lui non saluta, lui arriva, no, no, mi ricordo... Senza salutare, guarda te, non ci sono più le buone maniere. E vaffanculo, Birkin. Perché è una merda? Che è successo? Sei serio? Che salti solo dritto per dritto? Birkin. Che cattiveria. Vabbè, vaffanculo. Preferisco non parlarne. Ma non stai parlando, stai scrivendo. Credo. A me sembra che tu stia scrivendo. Ah, devo anche andare di là. Ma è possibile? Sono saponette sotto i piedi? Oh, grazie. Saponette. Come non sei nemmeno caduto. Cazzo, la sei Lingard ogni volta che sei fuori. C'è il Covid, c'è il Covid. Oh, che palle. Oh. Ah. Buona fortuna con la sua ricerca delle scarpe. Salve, salve. Chi è che mi vuole morto? Sì.
mi ha preso. Stavo agattando il naso! Da! Oh! Oh! È riuscito a farlo doppio, più schivata. Ok, sì, fammi vedere i dintorni. Ok. Cose belle, prendo tutto. Grazie, arrivederci. Prendi questo, grazie. Personalizza e poi vado a ribattere ancora Urizen. Ah no. O forse no, no. A questo punto, in basso sul nemico, non lo userò mai. Nonostante sia possa essere utile. Cammino e me ne faccio i cazzi miei. Buon salve Robby, buon salve. Come la va? E invece sono contro Urizen. Ok. Per l'ennesima volta, è già la terza volta che sono contro Urizen usando Vergil. Ma guarda chi si rivede. Ci vediamo di nuovo. Me stesso. Dai, che ho schiacciato. Figurati. Ma era fuori dal range, dai. Non dire cazzate. Anche questo sta sentendo tutto. Oh, questo andando a destra, non davanti. Thank you.
Grazie. Gli autoperculi. Io ho attivato il Devil Trigger e è finto. Sono qui, ragazzi, sono qui. Mi spiace. Ce n'è 11. 39.000. Ciao. Da 60. Inizia. Avevo attivato e ho vinto. La semplice attivazione, la semplice imposizione delle mani. Salve. Un altro? I pugni nelle mani! E niente, sono tornati! Adesso... Adesso salve, arrivederci. Grazie, non torni qua? Quanto ci metto ogni volta? Tipo non c'è nient'altro? Lo prendo per uno. Grazie. Non voglio immaginare. Ma mi pare che ci sia una mod sul computer che ti permetta letteralmente di farlo. Beh, la musica di sottofondo è la colonna sonora, è il tema, scusami, non la colonna sonora, è il tema del personaggio che sto utilizzando, di Vergil, chiamatelo come volete. Samira è il riferimento a Devil May Cry, eh? Devil May Cry è da quando è uscito sulla PlayStation 2, 1, che c'ha la meccanica del punteggio con skill e compagnia bella. PlayStation 1, infatti, poi mi sono corretto. E Samira ha preso semplicemente preso riferimento da Devil May Cry. Infatti, quando doveva uscire, quando avevo visto la S per la prima volta, ho detto ok, avrà una meccaniche di combo alla Devil May Cry. Più cose fa, più danno fa. E infatti così è stato. Morto? Sì. È giù di un piano?
Ma allora, pesce, vabbè. Io qua, tornando indietro, avevo trovato Erbazooka. Cosa trovo con lui? Niente. Pare anche logico. Trovo la sfida, che non ho voglia di fare. No, però aspetta, di qua. Era di qua il bazooka, comunque. Però vabbè. Ah! Va bene, Astorla! Buona live! Cosa vai su Monster Hunter, immagino, vero? Facciamo un po' di casino! Lo stiamo già facendo, guarda come sto distruggendo tutto. Mi sa che è già andato. Non avrò mai una risposta. Sì, dai, sono qui, ragazzi, venite a uccidermi, no? Ma qui ti vedono! Lo so che mi vedono. Immaginavo. Buona live, al massimo me la recupero a tratti, così da non spoilerarmi troppo il gioco e da vedere un pochettino com'è il gameplay. Perché stai sparando storto? Ah, perché stava puntando al coso lì. Ok. Buona slive. Non ho visto qual è che è partito, non l'ho mica visto. Perché è casuale questo. Alle 20 ho già finito la live e ho anche già mangiato probabilmente. Qualcun altro? Finiti? Grazie. Tutto? Tutto? Sì, a parte che c'ho la calamita, quindi. Ui! Non ci credo, ho mancato un bersaglio fisso. Ora sono finiti. Allora le... Ui! Troppo tardi, l'ho appena ridetto. E non puoi impedirmi di dire qualcosa. Non senza il mio consenso. Nel dubbio quello che ho detto ha senso. Sì, però non è di qua che io devo andare. Ma lì è spawnato qualcuno. Sì, che invece è di qua che devo andare lì. Ho presto. Mi hai schiacciato cerchio! No, ho già trovato la strada. Un altro? Eh? Dove devo andare? Oh. Finito? Grazie. E poro 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 pero. Oh, che palle questo! Scusi.
No, lontano. Poi, perché diciamo cerco anziché oh? Oppure perché? Che stupido. Ah, perché è sempre stato un cerchio. Quadrado? Perché dovremmo chiamarlo quadrado? Zenix, tutto bene? Quale pensiero ti turba? Cioè, più che quale, quanti pensieri ti turbano a questo punto? Ormai non parlo neanche più al singolare perché qua è palesemente che ci sono... Che ci sono 85 problemi di cui discutere. Facciamo un po' di casino! No, no, tu, sì, sì. Scusami. Peccato. Scusami in faccia. Perché non puoi fare. Perché se non puoi farlo? Hai abbastanza punti? Strano. Prova a fare F5 a sto punto. Quando è partito facciamo un po' di casino. Tu hai detto no. Giù. Allora, e beh, chiudi un attimo e riapri. Non lo so. Non lo so perché non ti lo fa andare. Ah, te Robby Funzeca. Oh mio Dio. Che rottura che siete. Prova. Oh mio Dio, è Godzilla! A lei, Bunzega. A lei, Bunzega! Campo obbligatorio? Ti sei buggato? Ma tantissimo. Oh. Vabbè. Ti sei buggato non poco, Zenix. Io non ho nessuna ricompensa con campo obbligatorio.
Qualcuno mi porti un panino! Ho sbagliato. Alla faccia il Perry! No, muoviti! Con stile. Ho fatto un casino di Perry, Zenix. Ne ho fatti un casino di Perry. Ne ho fatti 4, ne ho fatti minimo. GG. Sono già a missione 12. Però faccio l'ultima missione e poi stacco. Sì, vabbè, l'ho potenziato al massimo, eh. No, devo aspettare i 300. 100 e 100. C'è nient'altro qua. L'ho dovuto potenziare al massimo per fare il TP così lontano, eh. Però sì. Che cazzo ci fate? Se poi mi metto a sbagliare tasto. No, perché ha cambiato arma? Oh, la troia. Ma ce n'è ancora uno! Maledetto! E vaffanculo allora, eh! Finiti? Corri, scappaci a Nemesis. Sì, eh. Molto utile la tua gabbietta. Che?
Ma porca trottola! E vabbè! Non riuscivo a farlo. Bello come il oh mio dio mi risulta di 2 ore fa. Va bene. Va bene, va bene. Denix, me l'avevi detto anche prima. No problem, no problem. Non so se riesco ad unirmi perché, ripeto, la chiudo, finita questa missione qua, e di solito 20 minuti dopo che stacco solitamente vado giù a mangiare. Però vedo, se finisco in fretta per una partita riesco, dovrei riuscire a farmela. Lol. Sì sì, l'avevi già detto prima, l'avevi detto. Ciao. No, scusami. Dov'è la larva? È per Messico. Grazie. Niente, non c'è niente. C'è niente, non c'è niente. Andiamo giù. E apriamo questa. Sì, sì, sì. L'ho già trovata, l'ho già trovata. Ho anche già distrutto il mondo. Quasi. Ma tecnicamente, proseguendo di questo passo, domani dovrei anche riuscire a finirlo il gioco. Cioè, rifinirlo, vabbè. Vabbè. Così facendo, posso letteralmente portare Scarlet. Cioè, posso continuare Scarlet Nexus nelle settimane d'alternanza. Solito orario, 2:30/3 in poi. Io quando vado in live, se non lo specifico diversamente nel server, è sempre dalle 2:30/3 fino alle 6:00-6:30. Altrimenti, per l'appunto, se è un orario differente, lo specifico nel server. E ad esempio, domenica la live sarà serale, sarà molto chill su Persona. Sì, domani lo finisce. Sì, tecnicamente spero di finirlo, così appunto dalla prossima volta che ho la settimana di pausa da Persona vado su Scarletto Nexus. Dammi il sangue, 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 dammi il sangue. Questa era la singhiozzo, però non era sangue. Bla 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 bla. Di per forza fammela vedere tutta l'animazione? Per forza? Sul serio? Quel sasso vola! C'era un sasso che volava! Ah, è il bacio. Altro? Ah, di qua c'è la spacciatoia, vero?
Salve. Non mi vedevo. Non riuscivo a capire più dove ero effettivamente. Ma perché mi fai questo? Se... Perci. Ragazzi, mi sta facendo tutte le... Mi sta facendo continuamente la stessa cosa. Oh. Mi si era confuso Vergil. Vergil, non è... Io facevo la combo lì indietro e mi faceva quella in avanti. Scusami. Grazie. Posso... Devi andare? La faccia di incoglionito. Non di poco. Permesso, permesso, buon salve. Ah, mi ha fatto tornare indietro. Ok. Dai, che palle. Oh, oh. Che perri in aria. Backstab. Mi ricordo il mostro di Monster Hunter, quello rosso è... Lodogaron. Lodogaron. Lo so, è uno dei miei preferiti anche. Salve, sì, va bene, tentacolini. Vengo a schiaffeggiarvi. Per bene. Contenti ora? Posto? Siete ancora? Perché non ho usato il cerchio? Dai. Proprio nessuno. Caricami! Dove l'avevo fatto? Vabbè. E vabbè. Io sto cercando di fare la schivata da uno, mi colpisce l'altro. Che palle che sei. Serio. Paghetto! Non fare più sti balzi.
Aratian, ma che è l'Aratian? Quant'altro? Vedi? Mi fai vedere. Grazie. Molto gentile. Grazie, molto gentile. Grazie, molto gentile. Grazie, molto gentile. Grazie, molto gentile. Vado a farmi un caffè. Posso? Se va giù. Non c'è nessun sasso che vola. Va bene. Dai. Basterebbe andare lì e con la katana fare zac. Ma il gioco e fa culo. Sono arrivato e guarda di quanto bella roba. Infatti. Altro che Master Chef. Pong 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 pong. Gli ho dato una testata. Oh, che bello, sono in trappo. Cazzo, che palle. Altro che Chef Tomami. Con lui è una grandissima cazzata fare triple S. Ok. Cosa di qui? Cose rosse. Appena ti ne ho parlato di farla, la fai. Aspetta, 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 aspetta. Siamo a 6. Sì, esatto. No, sembrerebbe di no. Niente sasso volante. Ho tanto. Per me no, grazie, sono intollerante. Caffo. Ho attestato al muro. E qua.
Dov'era? Sì, nel sangue, bravo, pucciaci i piedi. E poi mi pare che comunque semplicemente apri la strada per tornare ancora nella zona dove sono stato adesso. Infatti, è semplicemente una scorciatoia. Via. Dove? Porca troia, la visuale si sta muovendo da sola. Guarda te. Non devo neanche attaccare. Oh. Io cammino e porto morte e distruzione. Facciamo il gioco. Tu, spacca, spacca. C'è un altro big boss? C'è un altro boss? O mi ricordo male? Spacca, spacca! No, mi sa che mi ricordo male. Lo stiamo facendo, guarda te. Sì, salve, mi ha dato 300.000, quindi si arrangia. Salve. Ah, ok. Uno qua. Che si infilza. Se invece andassi di qua. Il gioco mi direbbe no. Mi scusi. Io qua ci sono già stato e già mi sono infilzato. Oh, che porca. Attivando la skill. Che odio il tentacolo. Come? Dai, che ero sotto al fuoco. Senti, dai, che palle! Allora, mi lanci via, grazie. Eyesore. Stop.
Ero dietro di lui. Oh. E comunque è da un'ora che stavo cercando di attivarla. No kidding. No, kidding che ho fatto anche la schivata per questo, ma va bene. È da un'ora che io sto attivando la Sea Devil Trigger apposta per utilizzargli la fine del mondo. Non me l'attiva manco per il cazzo. Non me la sta attivando manco per il cazzo. Adesso me l'ha usata. Che mi ha colpito? E dietro. Bene. Anche adesso sto provando ad usarglielo. E ci ho provato, Zenix. Non mi parte mai manco per il cazzo. Mi è partito quando ho fatto il revive perché avevo tutto al massimo. Ma comunque avevo anche prima, quando ho provato a riattivarlo altre due volte, avevo tutto al massimo. Oh, quanto ho? 105. Niente. Tutto esaurito. E va bene, ragazzuoli. Che caldo che è venuto fuori. La dieta che c'era prima non c'è già più. Fantastico. Così. Facciamo cosa? Un B per lì e un B per là. Ok. Ragazzuoli, adesso è un quarto, tra un quarto d'ora e 20 minuti da mangiare, quindi
chiudo. Non riesco a fare la partita, Zenix, mi sa, anche perché è tempo che starti la live, starti la, fai per startare tutte le partite, compagnia bella, non ci sto dentro né ora né mai. Don't worry. Ragazzuoli, io vi salustro. Domani, sempre come oggi, torniamo su Devil May Cry verso le 2:30. Sempre se non ho contrattempi e non dovrei averli domani perché è sabato. Io butto un raidino tattico agli SDM. Quindi raid SDM. E niente. Se volete tornare a trovarmi anche domani, mi trovate qua. Non scappo. Sfortunatamente. Altrimenti, pacciame. Tornate quando volete, quando avete le possibilità. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, per la chiacchierata, per essere stati con me. Non ringrazio nessun follower nuovo, mi dispiace, non si sono quindi viste le alerte. Peccato. Io vi auguro un buon proseguimento di tardo pomeriggio, buona serata, buon appetito, buonanotte, buone botte, buon quel che volete, ragazzuoli. Ci becchiamo domani. Ciao ciao.